Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di un capolavoro, Arancia Meccanica. E ragazzi, preparatevi, perché io non so, non capisco veramente dove cazzo si trovi la bellezza di questo film. Come si fa a dire che è un capolavoro, uno dei più acclamati di Kubrick? Ma c'è molto, molto, molto di meglio, cazzo. Cioè, è penso uno dei pochi film in cui riescono a farti risultare noiosa la violenza. E cazzo, a me piace la violenza. Voglio vedere la violenza. Dov'è la violenza divertente? E qui non c'è. A parte gli scherzi, comunque sì, risulta noiosa anche nel momento in cui dovrebbe essere drammatico il film. Infatti la prima parte, secondo me, è completamente una rottura di palle assurda in cui si vedono semplicemente dei coglioni che vanno a fare panico in giro e basta, senza lasciarti nulla, cioè facendoti semplicemente vedere quanto sono scemi. E ok, però come ho detto anche in altri film, ne bastava una di scena. Allora non c'è bisogno che mi fai vedere 20 cose diverse che fanno. Comunque, dopo di questo viene beccato praticamente il capo della banda, che viene anche tradito dalla banda di questi praticamente 4-5 ragazzotti che si divertono a uccidere e stuprare e fare cose in Inghilterra. E niente, praticamente lo ingabbiano e lui viene a scoprire che c'è questo nuovo wow modo per uscire subito di prigione. Solo che devi fare questo trattamento che ti fa diventare intollerante alla violenza. Cioè tu vedi la violenza, sbratti. Assolutamente. E niente, praticamente lui lo fa perché vuole andarsene di prigione, sinceramente, anche se poi se ne pente, ovviamente, un minimo. E niente, praticamente gli cade il mondo addosso. I genitori che prima gli leccavano il culo non gli leccano più un cazzo. I tizi che prima erano suoi compagni lo corcano di botte a lui. Succedono, insomma, varie cose. Paga praticamente tutto quello che non ha pagato in prigione e fuori di prigione. Anche se l'hanno torturato tutto il resto. E niente, poi finisce facendo capire che non importa quello che fai nella vita, a dir la verità. Se sei furbo e stronzo, probabilmente avrai la meglio, perché purtroppo è così che funziona, non esiste l'onestà. Fico. Non troppo. Trama. Prima parte io abbasso un botto. Quindi direi trama finale, dai, 7, non di più. Personaggi. Allora, gli amici sono degli scemi e basta, che fanno solo da contorno. Lui, il protagonista, è un... non lo so, potrei chiamarlo un lupo, capobranco del mondo in cui appunto la violenza ha la meglio. E niente, è un cretino assurdo anche lui, a dire la verità. Non è assolutamente intelligente, è estremamente stupido, a dire la verità. Sì, molto. Semplicemente è uno di quelli che arriva a capire perlomeno che qualche volta deve far finta di essere buono, un po' come i bulletti di scuola, che c'è quello lì che capisce che quando si gira la maestra devi smettere di ridere, ma basta, quello è il limite della sua intelligenza comunque. E a dire la verità, altri personaggi, beh, i genitori sono dei sottoni di merda. Poi c'è un tizio che è tipo quello che ha vinto le elezioni come presidente dell'Inghilterra quell'anno, che appunto è promotore di questa cosa della tortura antiviolenza.
ma sono tutti altri personaggi che comunque sono abbastanza inutili, appaiono in due scene, veramente. Gira tutto intorno al protagonista alla fine, che comunque secondo me non... cioè è molto sciapo. Io sui personaggi do un 6 assolutamente. L'obiettivo del film è portare un film comunque che ti facesse vedere la violenza per quello che è, che ti fa capire che comunque la giustizia non è che esista, che non, la risposta alla violenza non è altra violenza. Ci sono varie cose, insomma, che trasmette questo film. Sì, figo, ma poteva essere portato in mille volte meglio e tutto il resto, quindi darò un 7. Voto finale, facciamo 7 meno, ma comunque no, capolavoro non confermato assolutamente. È un film che potete guardarlo pure, ma capolavoro proprio no, mi dispiace, per me no, assolutamente. E niente, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Arancia Meccanica.